Bene, vediamo in questo video come creare un risponditore automatico con Gmail in grado di consegnare un bonus agganciato a una tua offerta speciale con scadenza. Quindi va creato un account email esclusivamente dedicato per questo scopo. Nel mio caso ho creato un account dal nome bonus Emanuele Properzi @gmail.com. Come faccio ora a mettere il risponditore automatico in grado di consegnare il bonus? È tutto molto semplice. Apri il tuo account Gmail che hai creato, vai nella finestra in alto a destra dove c'è la rondellina, dove c'è scritto impostazioni, come vedi, ci clicchi, clicchi su impostazioni nuovamente e cosa succede? Si apre una finestra che tu devi scorrere verso il basso, imposti ovviamente. Le configurazioni basilari, quelle gran parte sono quelle standard che ti ritrovi. In fondo c'è questa voce che si chiama risponditore automatico. Attivalo il risponditore automatico per la durata della offerta, quindi dal 5 luglio 2018, io ci ho messo il 12 luglio 2018 come esempio, l'oggetto, ecco il bonus da te richiesto. E poi il testo, ecco come promesso il link per scaricare il bonus. Qua ci va il link per scaricare il bonus. Ti ricordo che grazie a questo bonus scoprirai e ci scrivi qua che cosa scoprirai grazie a questo bonus, magari con un elenco puntato delle tre cose più interessanti che il bonus ti darà. Magari se è un romanzo imparerai la storia di Y che è andato a fare quella sua vacanza in un posto, oppure se è un manuale imparerai come grazie a questo manuale è possibile ottenere questi benefici anche se non sei in grado di, insomma, hai capito? Qua all'interno di questa sezione, nel corpo delle mail, bisogna comunque ricordare che cosa imparerai con questo bono. Poi bisogna scrivere: mi raccomando, non rispondere a queste mail perché è un'email automatica. Se vuoi scrivermi, farlo pure e qua ci metti l'indirizzo email che utilizzi solitamente per la corrispondenza. Salva e l'impostazione automatica è impostata. A questo punto, supponiamo che io sia un lettore che ha visto l'offerta speciale e ha comprato il libro nel periodo dell'offerta. Allora scrivo un'email a bonusemanueleproperzi@gmail.com. E nelle mail richiedo l'oggetto il bonus e ci scrivo mi invii il bonus per favore e invio le mail. Che cosa succede dopo? Succede che in posta in arrivo io vedo Emanuele Properzi, ecco il bonus da te richiesto, vado a leggere il testo, ecco come promesso il link e il testo ovviamente del bonus. Quindi c'è stata la consegna automatica attraverso l'impostazione del risponditore automatico di Gmail. Bene, come hai visto, è molto semplice configurare un risponditore automatico su Gmail. Tuttavia, gli scrittori che mi seguono hanno una formazione informatica di diverso livello. Ovviamente c'è lo scrittore romanziere che non ha magari una confidenza con questi strumenti informatici e quindi ha difficoltà giustamente a configurare anche semplicemente un autoresponder e immagino che possa avere anche delle difficoltà a quel punto se non ha un sito web anche per caricare il file con il bonus da consegnare su internet. E come fare per configurare questo file? Beh, potresti semplicemente, dato che hai un account Gmail, caricarlo su Google Drive come un file scaricabile, accessibile a tutti, quindi con la condivisione pubblica, impostando nelle proprietà del file questo tipo di condivisione. Sembra in taluni casi per molte persone che mi seguono tutto molto difficile, però è inevitabile oggi utilizzare questo tipo di strategie e avere un minimo di dimestichezza nell'uso di queste applicazioni. Perché? Perché siamo nel 2018, perdonami la franchezza, e perché se vogliamo fare gli scrittori che in qualche maniera vendono, che in qualche maniera riescono ad ottenere un successo, bisogna minimamente adeguarsi a quelle che sono le tecnologie oggi disponibili per
Uno, scrivere il libro, quindi non scriviamo più sulla macchina da scrivere, ma si scrive al computer, si utilizzano delle applicazioni informatiche, e due, per comunicare al mondo che abbiamo scritto questo straordinario libro. Quello che ho imparato in questi anni, seguendo veramente migliaia di scrittori, è che gli scrittori italiani possono essere suddivisi in quattro categorie principali per quel che riguarda l'atteggiamento che hanno verso queste nuove metodologie di promozione, che sono purtroppo e per fortuna l'unica strada oggi perseguibile per promuoversi con efficacia e in autonomia. La prima categoria è la categoria di quelli che polemizzano a priori. Fanno sempre una sorta di polemica quando gli invii questo tipo di consigli. Ma questo non funziona, se io poi lo utilizzo, venderò al massimo 2 copie, non è un metodo adeguato. E non lo provano e non approfondiscono. E se vai a vedere che tipo di promozioni fanno queste persone, fanno sempre gli stessi post su Facebook, pubblicano il link sperando che qualcuno ci clicchi del loro libro, ma non approfondiscono mai, non prendono mai un corso avanzato, non fanno mai un minimo di investimento nel marketing, non si mettono in discussione, sperano che tutto sia in qualche maniera dovuto e che facendo le stesse cose alla stessa maniera per anni possano migliorare i risultati, seppur sappiamo che l'unico modo per migliorare i risultati è fare le cose in una maniera diversa. Poi c'è la seconda categoria, che sono le persone che non hanno la capacità tecnica reale di affrontare questo tipo di attività. E queste persone però non polemizzano e mi chiedono: guarda, potete aiutarmi? Certo, noi possiamo assolutamente aiutarti. Ovviamente questo tipo di attività non è che la facciamo in maniera gratuita, ma abbiamo dei diversi pacchetti di attività collaudati nel tempo che potresti sfruttare per promuoverti con efficacia sul web. La terza categoria è la categoria invece di quelle persone che saprebbero fare questo tipo di cose in pochissimo tempo, con pochi sforzi, ma non ne hanno la benché minima voglia. E anche queste potrebbero delegare. La quarta categoria è quelle persone che si rimboccano le maniche, si mettono a studiare giorno dopo giorno, costruiscono la loro casa mattone dopo mattone, e questa casa più passa il tempo e più diventa bella. E il loro progetto cresce, quindi insieme alla capacità di scrivere libri interessanti, imparano anche come comunicare questi libri agli altri e come fare in modo che il loro progetto si sostenga sempre di più su basi sempre più forti. Una volta che queste persone sono anche formate minimamente, sono più in grado di accogliere quelle strategie avanzate di promozione che offriamo con i nostri servizi collaudati, come ad esempio la creazione di siti web persuasivi, di siti web che servono veramente per convertire in vendita le promozioni librarie, per fare in modo che si creino dei sistemi di vendita automatica del libro. Ok? E questi siti web devono avere a loro volta due cose affinché ciò avvenga: un funnel, cioè un sistema automatico che converte il lettore interessato in acquirente del libro. E a monte del sito web un sistema che porta traffico profilato sul sito in maniera che le persone entrino poi nel funnel e diventino acquirenti del libro. E qui c'è la possibilità di portare del traffico all'interno del sito web con degli strumenti che potrebbero essere gli strumenti promozionali con delle campagne Facebook mirate, e anche qua abbiamo il nostro team che è in grado di effettuare queste operazioni. In conclusione di questo video, quello che posso dirti è che se vuoi una mano per promuovere il tuo libro e hai voglia di seguire questo tipo di strategie, scrivici, contattaci, che formuleremo un preventivo per te, ma prima devi essere in qualche maniera predisposto con una mentalità aperta ad utilizzare questo tipo di strategie.